ha rischiato di finire in tragedia la tentata rapina messa a segno ieri sera in un distributore di benzina situato lungo la provinciale numero 5 nel territorio di Maierato, alle porte di Vibo Valentia. Erano da poco passate le 7 di sera quando due malviventi a bordo di una Fiat Panda hanno affiancato i gestori del distributore, padre e figlio originari di Pizzo, e sotto la minaccia di un'arma hanno intimato di consegnare l'incasso della giornata. Alla richiesta però padre e figlio si sono barricati in auto. Nel tentativo di fermare la fuga, uno dei rapinatori ha esploso due colpi di pistola che fortunatamente non sono andati a segno, come ci racconta, ancora sotto shock, uno dei gestori dell'area di servizio. Vanno puntato un'arma addosso. Una pistola, sì. Ha detto questa è una rapina che ti sparo. E voi? Niente, così mi sono chiuso in macchina. Quindi la sua reazione è stata quella di chiudersi in macchina insieme a suo figlio. Di cercare di scapparmene, bravo. E loro cosa hanno fatto? Hanno sparato due colpi. Fallito il blitz, i rapinatori sono a loro volta andati via a bordo di una vecchia Fiat Panda che è stata ritrovata bruciata a qualche centinaio di metri di distanza dal distributore. Sull'episodio indagano i carabinieri di Pizzo, diretti dal comandante Paolo Fiorello. È la prima volta che lei subisce una rapina? È la terza. Con quale animo è venuto a lavorare? Devo lavorare per forza, perché non è che io sono un miliardario, sono un povero disgraziato. Che lavoro per 30 euro al giorno qua e la banca chiama ogni 5 minuti. Mancano 10.000, mancano 15.000 per pagare il prodotto, capito? La benzina. Perché noi sulla benzina guadagniamo, se guadagnano 1.000 litri guadagniamo 25 euro. Hai capito? Non è che guadagniamo cosa per chi. L'incasso comunque non è mai qua sull'impianto, l'incasso se ne va. Quando andiamo 12 euro le mandiamo via.